Buongiorno a tutti e benvenuti a questo talk dal titolo Comunicare la sostenibilità conciaria, il claim etico, recuperiamo le nostre pelli dall'industria alimentare. Diamo benvenuto a Luca Boltri, vice direttore Unis Concerie Italiane, e a Sabrina Frontini, direttrice di ICEC, che è l'ente di certificazione di riferimento per l'area pelle, che all'interno di questo contesto ci spiegherà, diciamo, le parti più tecniche di tutta questa discussione. Partiamo da una brevissima introduzione legata proprio al concetto di claim etico. Ne abbiamo parlato prima in un talk precedente in cui si presentava il rapporto di sostenibilità dell'industria conciaria italiana, in cui la discussione a un certo punto è passata attraverso questo tema, cioè quello di dover testimoniare, ribadire, comunicare, promuovere e quindi anche dare certezza certificando a quella che a tutto il settore sostanzialmente sembra una grandissima ovvietà, e cioè che la pelle, nella sua stragrande maggioranza, siamo, correggimi, oltre il 99%, è un materiale derivato da un'altra industria, è un recupero dell'industria alimentare e quindi sostanzialmente non va a incidere sulla macellazione o meno dell'animale stesso. Di questa conoscenza non c'è conoscenza, sembra un paradosso ma è così, e l'industria conciaria italiana è dovuta arrivare sostanzialmente quasi al punto paradossale di dover costruire un claim etico e di andare anche oltre questo claim etico insieme a ICEC, arrivare a certificarlo per dare certezza a tutte le sue concerie, alle concerie italiane, a chi ne vuole avere la possibilità di esibirlo, dare la certificazione che le sue pelli proprio derivano dalla filiera animale. Con Luca, che ci introduce questo argomento, partiamo proprio da qua. Da dove nasce? Noi lo sappiamo, però va raccontato, tutta questa esigenza di dover ribadire costantemente, quasi tutti i giorni, immagino. Lo facciamo noi sulle pagine della conceria, immagino Unic molto di più, l'ovvietà di questo claim e di questa dimensione del materiale pelle. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, Luca, tu hai detto bene, si tratta di un concetto che per chi opera nella filiera delle pelli è un concetto ovvio, è un concetto banale, è un concetto che probabilmente in molti penseranno non c'è certo bisogno che io lo debba rimarcare. E invece proprio in questi ultimi anni in cui la sostenibilità ha assunto una valenza così importante nella vita aziendale di tutti i giorni e nelle dinamiche commerciali di filiera, anche nel settore e nella filiera delle pelli, è un'esigenza che è nata perché ci è stato chiesto. Mettendola in maniera molto semplice, dopo anni in cui, non dico quotidianamente, però spessissimo anche stakeholders di filiera, operatori commerciali, chiedevano alle concerie questo tipo di garanzia, cioè che la materia prima utilizzata nella loro conceria fosse effettivamente un sottoprodotto della produzione della carne, a quel punto lì abbiamo anche noi come associazione capito l'antifona e deciso di creare questo claim. Il claim altro non è che una frase molto breve, semplice, ad effetto, che deve spiegare un concetto in maniera molto, molto chiara, sottolineando magari appunto una peculiarità o comunque dando un messaggio ben preciso. Stamattina, Luca, quando parlavamo di quella frase dell'amministratore delegato di Louis Vuitton, che la sostenibilità non si può fermare a una press release, esatto, degli uffici stampa, beh, qui in realtà stiamo proprio parlando di quello, cioè di un claim. Poi è ovvio che dietro
questo claim vogliamo andare a spiegare qualcosa di molto concreto, molto reale, per noi molto banale, ma che evidentemente nel 2022 al giorno d'oggi non lo è, non è più così diciamo conosciuto da, da tutti. Quindi il claim nasce con l'obiettivo di dare un'informazione tecnica essenziale che caratterizza la nostra supply chain, cioè la filiera delle pelli, e come accennavo prima deriva anche dal fatto che molti clienti in questi anni hanno chiesto alle concerie di avere garanzia in tal senso. Come dicevo stamattina, il ruolo dell'associazione è anche di intercettare quelle che sono le necessità o quelli che sono gli stimoli che arrivano da valle della filiera e creare dei servizi, dare una mano alle imprese conciarie nel comunicare in questo caso la sostenibilità o un aspetto peculiare della sostenibilità. Nasce anche da quello che dicevi prima. In questi ultimi 3 anni noi abbiamo visto almeno 3 ricerche fatte con rivolte ai consumatori su quello che è il percepito della pelle, il percepito del processo conciario. Una ricerca l'abbiamo fatta noi due o tre anni fa con un panel di intervistati internazionale. Questa è una delle slide, comunque dei risultati di quella survey. Un'altra è stata fatta circa un anno e mezzo fa dai nostri colleghi spagnoli e una è recentissima fatta dai conciatori inglesi assieme a Leather Naturally. Tutte e tre queste ricerche hanno evidenziato che oltre il 50% degli intervistati era convinto che le pelli utilizzate dall'industria conciaria e quindi poi utilizzate dai calzaturieri, dai pellettieri, dai produttori di divani imbottiti o di interni auto, insomma che queste pelli arrivassero da animali che erano stati allevati e abbattuti proprio per ottenere queste pelli, oltre il 50%. E quindi siamo preoccupati, perché innanzitutto perché non è vero. La pelle, adesso poi lo vedremo qui, la pelle italiana, ma direi che è un concetto che si può allargare alla pelle in generale, oltre il 99% delle pelli utilizzate, recuperate dall'industria conciaria, hanno origine bovina o ovicaprina, tutti animali che sappiamo essere allevati per il mercato della carne, per l'industria casearia, quindi per i prodotti lattiocaseari, e oppure nel caso degli ovini per la lana. Quando l'animale arriva a fine ciclo di vita e lo si abbatte per ricavare la carne, la pelle è uno scarto che invece che andare in discarica viene recuperato dall'industria conciaria per creare un materiale bellissimo con cui si possono fare prodotti meravigliosi. Quindi dovevamo sottolineare l'ovvio, quindi che la pelle grezza è un sottoprodotto. Il fatto è che sia un sottoprodotto, e tra l'altro non lo diciamo noi conciatori, che magari potremmo essere accusati di essere un po' di parte, no, lo definisce un regolamento della Commissione Europea, per esempio, che è il regolamento relativo ai trattamenti sanitari dei prodotti e dei sottoprodotti di origine animale. Il fatto che sia un sottoprodotto da un punto di vista anche economico, qualche tempo fa, parlando con altri colleghi a livello internazionale, era emersa questa necessità, cioè che alcuni clienti chiedessero dei documenti, delle analisi che certificassero che la pelle è un sottoprodotto di origine animale. Siamo un po' scartabellati in giro e non abbiamo trovato degli studi già disponibili che provassero anche da un punto di vista prettamente economico, perché il concetto di sottoprodotto è un concetto economico, che definissero in maniera chiara questa caratteristica peculiare. Ci hanno pensato i nostri colleghi negli Stati Uniti e a maggio dell'anno scorso è uscito questo report che fondamentalmente ha analizzato decenni di dati relativi agli allevamenti, agli abbettamenti di animali, alla produzione di carne, volumi di macellazione, prezzi delle carni, prezzi delle pelli, produzione conciaria, e attraverso un modello econometrico hanno verificato che il numero di animali bovini rimane invariato anche se il mercato smettesse di usare la pelle. Vuol dire che se da domani si decidesse per legge
che l'industria conciaria dovesse sparire, questo non avrebbe nessun tipo di effetto sul numero di animali allevati e abbattuti a livello mondiale. Questo è un concetto essenziale della nostra catena di fornitura, è un concetto su cui noi insistiamo moltissimo, è un concetto su cui dobbiamo sempre dare informazioni e spiegazioni anche quando andiamo a parlare nelle scuole, anche in scuole rinomate. Purtroppo molti ancora pensano il contrario, che gli animali vengano allevati e abbattuti a questo proposito, e invece no, l'attività conciaria è a tutti gli effetti un'attività di smaltimento. Io lo dico spesso, anche in maniera molto semplice, che l'industria conciaria è un po' lo spazzino dell'industria alimentare, ricordando che se non ci fosse l'industria conciaria, le pelli grezze verrebbero comunque prodotte dall'industria alimentare, con l'unica differenza che a quel punto lì non ci sarebbe l'industria conciaria a recuperare questi materiali, bisognerebbe smaltirli con costi economici, ma soprattutto costi ambientali estremamente rilevanti. L'Unido ha recentemente calcolato che senza la concia tutte le pelli grezze, sono circa 8 milioni di tonnellate di pelli grezze bovine e ovicaprine prodotte ogni anno dall'industria alimentare, se non ci fossimo noi a smaltire queste pelli, lo smaltimento ambientale alternativo provocherebbe la creazione di 5 milioni di tonnellate di gas serra. Quindi io mi metto a ridere quando molto spesso la nostra industria viene accusata di produrre gas serra perché voi utilizzate delle pelli, le pelli arrivano di animali che sono allevate, le attività di allevamento hanno impatti ambientali, tutto. Può essere tutto. La nostra attività è invece di togliere gas serra, togliere anidride carbonica o comunque cause di creazione di anidride carbonica, e questo purtroppo non viene sottolineato abbastanza. Per noi è essenziale, è appunto un aspetto essenziale, un aspetto su cui dobbiamo insistere moltissimo, su cui cerchiamo di fare un po' di formazione sia a livello di pubblica opinione che anche a livello ovviamente di stakeholders di filiera, e questo claim va proprio in questa direzione. È ovvio che è un claim, quindi è una dichiarazione volontaria, la posso fare o non la posso fare. Il problema è che, come abbiamo anche analizzato stamattina, la sostenibilità la si può vivere in tante maniere diverse, la si può vivere in maniera seria e concreta, con attività chiare e misurabili e provabili, la si può fare purtroppo anche semplicemente con degli slogan, con dei claim, che però dietro non hanno una solidità tecnico-scientifica a supporto. Ecco, noi in questo caso il claim l'abbiamo fatto perché abbiamo bisogno di comunicare, però alle spalle abbiamo le spalle solide, abbiamo dati robusti che giustificano la veridicità di quello che andiamo a affermare, e il ruolo di ICEC entra proprio in questo senso, perché come tu ben sai ci sono stati anche dei casi recenti. Certo, da questo il ruolo di ICEC quindi ci porta oltre la narrativa, ci porta dentro un mondo reale e certificabile. A proposito di altri casi, ce ne sono vari. C'è un'altra ricerca, riprendendo il tuo discorso legato a studi e ricerca, è stata una ricerca di un ente europeo che l'anno scorso, se ricordo bene, aveva verificato che il 42% dei claim ambientali, green, etici, online sono falsi, quindi è puro greenwashing. E la dimostrazione arriva da una sentenza del Tribunale di Treviso, di Rovigo, adesso non ricordo bene, dello scorso novembre, in cui Alcantara, che produce un materiale molto noto e rinomato di altissima qualità, ha vinto una causa di greenwashing nei confronti di un altro produttore di materiali cosiddetti alternativi, andando a contestare tutto quello che questo produttore diceva del suo materiale. Diceva, narrava, raccontava, utilizzava in modo molto da copywriting, molto da agenzia di comunicazione. Lo diceva e basta, non lo dimostrava, non lo misurava, non lo certificava, perché qui adesso il passo ulteriore, che è quello che ci spiega Sabrina, è proprio questo, è il passare da quello che una conceria può decidere di dire delle sue pelli, quindi di autocertificare, al fatto di avere, cioè di autocomunicare, e quindi invece al fatto di certificarlo e avere un ente esterno che dice è proprio così. Quindi chiediamo a Sabrina esattamente come si palesa questo lavoro,
come funziona il climetico e quali sono poi tutte le sue implicazioni. Bene, grazie Luca di tutta questa introduzione. Noi come ente di certificazione abbiamo il compito e anche il piacere di verificare tutto quello che le aziende fanno, chiudere il cerchio. Quindi a fronte di claim, a fronte di slogan, a fronte di quelle che sono le richieste dei consumatori, l'azienda che è in grado di misurare poi ci chiama come ente di terza parte per fare la verifica di quello che è stato detto, che sia ovviamente veritiero e che sia anche mantenuto, perché poi le ispezioni si fanno una volta all'anno, quindi è chiaro che le aziende devono anche avere un sistema per garantire che ciò che dicono e fanno si possa ripetere sempre, a prescindere da quella che è la nostra ispezione. Questo per introdurre un po' il nostro lavoro. In questo caso parliamo di quello che facciamo appunto su questo claim, quindi abbiamo già detto che il recupero è perché la pelle è un byproduct, la filiera alimentare, ciò che produce carne, latte o loro derivati. Il claim è scritto così non a caso. Questo recuperiamo le nostre pelli dalla filiera alimentare può sembrare un po' monotono. È una didascalia. Però in realtà a noi serve che sia scritto così, perché per poterlo verificare abbiamo bisogno che sia scritto non in modo emozionale, non in modo fuorviante, ma in modo veritiero, in modo che poi dopo dietro noi possiamo costruire quelli che sono i controlli. Di fatto anche lo standard di riferimento che è uscito proprio l'anno scorso, che è la ISO 17.33, per fare claim di sostenibilità ed etici, ci dice che qualora volessimo adottare una frase, la stessa deve essere semplice, veritiera, verificabile, non fuorviante. E quindi questo è il motivo per cui è stato scritto così questo claim. Stiamo parlando di filiera alimentare e, come detto, sostanzialmente quindi di specie animale, che sono soprattutto i bovini, gli ovi caprini, i maiali eccetera, che rappresentano il 99% di ciò che è la pelle. C'è un 1% che è altro, esotici, pellicce, canguri. In questo momento non è che non si possono analizzare, però nel modo di analizzarli richiederebbero delle verifiche un po' diverse da quelle che vi vado a descrivere ora. L'obiettivo nostro è quello di verificare che le pelli arrivino da macelli, da stabilimenti autorizzati a fare questo tipo di attività per la filiera alimentare. E fortunatamente noi abbiamo di base degli schemi di tracciabilità che si applicano alle concerie, dove si vanno a raccogliere proprio tutti i dati sui 12 mesi di acquisto delle pelli che ci si porta in casa, di quelle che sono le informazioni sui macelli, i luoghi di allevamento degli animali, non soltanto a livello di paese ma anche proprio di nomi di stabilimenti di abbattimento degli animali stessi. E quindi questo è il kit di dati dai quali noi partiamo per poi andare a vedere, attraverso una ricerca e una raccolta dati, che queste realtà lavorano proprio per la filiera alimentare. Questo vuole essere solo un esempio, giusto per far capire perché mi concentro sul macello, perché proprio sui documenti che arrivano dal macello, perché comunque, come esempio, se prendo una bovina da latte, vediamo che una volta che la mucca partorisce, la madre comunque ha un ciclo di un paio di volte di essere gravida e comunque tornare a produrre latte, dopodiché viene di nuovo ingravidata e fa circa 2,4 volte questo giro, e poi alla fine comunque, a fine carriera, passatemi il termine, passa alla macellazione. Gli stessi figli della mucca, che possono essere maschi o femmine, se sono femmine ripercorrono il ciclo della madre, quindi prima hanno il ciclo del latte, poi finiscono nella filiera della carne. Se fossero maschi, purtroppo vanno direttamente alla produzione, nel caso dei vitelli, della carne bianca. Quindi che sia latte che sia carne, comunque finisco là in fondo, finisco al luogo di macellazione, e quindi mi concentro a verificare i documenti che ho dai macelli. Noi per fare questo tipo di certificazione abbiamo creato un program, che è una specifica tecnica che ci dà i requisiti di verifica del claim, un regolamento e un foglio Excel che è una mega mappa di raccolta di questi dati di provenienza delle pelli da determinati macelli, da determinati allevamenti. Non accettiamo mai autodichiarazioni, andiamo in azienda a fare i controlli e abbiamo bisogno che almeno il 75% delle pelli acquistate, come minimo, si porti dietro, sia abbinato a questi documenti che ci dicono che il macello era autorizzato ad operare nella filiera alimentare.
in questo caso non abbiamo un rating, ma semplicemente un certificato che ci riferisce che il claim è stato controllato in modo conforme. Tipologia di documenti che si possono avere dai macelli, per esempio, sono quelli che danno innanzitutto l'ID del macello, l'identificativo di questo macello, che poi viene anche elencato in una lista di macelli autorizzati secondo il regolamento 853 della Comunità Europea per la produzione di alimenti di origine animale. Oppure le pelli stesse, essendo un sottoprodotto, sono accompagnate nel loro stadio grezzo da un documento che, con riferimento alla legge 1069 della Comunità Europea, dice che quelle pelli sono un byproduct di origine animale di un'industria che è quella della macellazione, e quindi questo è un altro tipo di documento che noi possiamo raccogliere per asseverare che provengono da un macello autorizzato. Sono degli esempi, giusto per farvi capire tecnicamente come funziona il lavoro. Chi si certifica può verificare solo il claim, oppure meglio fare anche la tracciabilità, verificare e certificare la tracciabilità dei propri dati, che poi consente anche di dare informazioni sulle origini di provenienza delle materie prime ai propri clienti. Questo sarebbe il lavoro più completo. E in più, grazie sempre a questa raccolta di dati di tracciabilità, si può abbinare anche l'analisi di rischio dell'animal welfare. Questo poi, se vi può interessare, domani viene ripreso in un talk qua alle 3 del pomeriggio, perché è uno strumento modello nuovo. Si parte dalla tracciabilità e si sviluppano una serie di tematiche: l'animal welfare piuttosto che la deforestazione, se le pelli fossero di origine Sud America piuttosto che il claim. Quindi sono delle integrazioni interessanti che servono per dare risposte al mercato a seconda delle esigenze. Abbiamo già fatto una trentina di certificati sul claim, un centinaio sulla tracciabilità, aziende sia italiane che anche europee, extraeuropee. È un percorso molto richiesto dai brand, e quindi noi come ente cerchiamo con le nostre verifiche di chiudere il cerchio e di rendere verificabile, fosse anche un claim, fosse uno slogan, ma quando c'è dietro l'ente di certificazione vuol dire che è veritiero, verificato, e qualcuno ovviamente ha fatto dei controlli. Essendo noi specializzati nel settore, ovviamente operativi tra l'altro da 30 anni, insomma, diamo una certa garanzia di un certo peso, ecco, a tutto questo. Potete stare tranquilli, insomma, chi usa quel claim lo può fare tranquillamente, e chi lo ascolta può essere ragionevolmente tranquillo. Quindi diciamo che ha già avuto un'ottima accoglienza questo claim, è andato veramente a coprire un'esigenza sentita dalle concerie, un'esigenza, mi sembra di capire, sentita da loro stesse per quello che è il percepito della loro attività, ma anche per delle richieste che arrivano proprio a valle dai clienti, è giusto? Questo è... Sì, esattamente, però è più che altro, fa parte di un percorso. Di un percorso che le aziende fanno perché devono tracciare, devono conoscere la propria supply chain, devono avere consapevolezza da chi stanno comprando, con quali eventualmente rischi, con l'analisi dell'animal welfare, ma a tutto questo, grazie a questo strumento, abbinano anche la verifica del claim, che è una cosa, quanto diciamo, dura la ovvia, prima fase? Però sostanzialmente anche abbastanza abbordabile dal punto di vista tempistico ed economico. Ecco, quindi dal punto di vista proprio delle tempistiche, partendo da zero, diciamo, una conceria che vuole usufruire di questo strumento, che tipo di tempistiche deve prevedere? Allora, io faccio una media, dico che ovviamente le aziende si devono preparare attraverso delle attività interne o di consulenza, quindi questo dipende un po' da loro. Nell'attività di verifica sono attività che, anche fatte tutte insieme, vanno dalla mezza giornata alla giornata intera annua, quindi non sono molto onerose, però sono intensive. Cioè, quando andiamo chiediamo una raccolta dati molto intensiva e ci focalizziamo a verificare in modo molto accurato tutte queste informazioni. Però lo strumento deve risultare anche sostenibile, passatemi il termine, dal punto di vista economico, praticabile. Quindi per il momento abbiamo deciso di muoverci così. Sì, guarda, io volevo aggiungere giusto due cose. La prima cosa è come utilizzare il claim, perché noi parliamo di claim e diciamo, ma a cosa serve? Quello che diciamo sempre alle imprese interessate a questo strumento è che è una frase che secondo noi potrebbe andare benissimo nelle carte intestate, piuttosto che nelle mail che vengono scambiate con chiunque esterno all'azienda. Cioè, dovrebbe essere, nella nostra idea,
un messaggio che accompagna i rapporti che la conceria ha con tutti i soggetti esterni. Perché? Diciamo che i motivi sono due. Il primo è ovviamente c'è la necessità da parte della singola conceria, per magari esigenze anche di legate ai rapporti commerciali con la clientela o con gli altri stakeholder, i partner, di comunicare una caratteristica specifica dell'azienda, ma al contempo si inserisce un po' in un'iniziativa più ampia, che è quello che dicevamo prima, cioè un'iniziativa di informazione nei confronti di tutti. Motivo per cui questo claim non ha un copyright, non siamo certo sognati di mettere un copyright su una cosa che è banale, tra l'altro. Quindi lo diciamo sempre, cioè è importante che lo utilizzino il maggior numero di imprese. Imprese conciarie che ovviamente utilizzano materie prime che rispondono a questi criteri. La speranza è che arrivi il più possibile a valle. Esattamente, l'obiettivo è proprio quello, perché abbiamo un problema di percezione. Questo l'abbiamo detto prima, è assodato. Cioè più del 50% dei consumatori, se quelle tre, però sono tre, ricerche di mercato dicono il vero, pensano che le pelli derivino da animali allevati apposta per questo proposito, e noi dobbiamo scardinare questa falsa informazione, e più siamo a diffondere questo messaggio e magari maggiore probabilità che arrivi giù a valle. Motivo per cui anche al di fuori dell'Italia un messaggio del genere della conceria estera, secondo noi è opportuno che possa essere e debba essere utilizzato. Insomma, cerchiamo di fare tutti un po' di questi numeri. Quanti sono italiani, quanti esteri, che tipo di interesse c'è anche dall'estero rispetto a questa? Allora, la tracciabilità è applicata sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda il claim, non è tantissimo che siamo partiti, quelle 30 per adesso sono tutte italiane, okay. Però siamo partiti da 3 mesi, siamo partiti non da tantissimo tempo. Attraverso l'associazione di conciatori europea abbiamo cercato già di promuovere la cosa a livello anche europeo, proprio perché c'è necessità di fare squadra. Se ognuno questa cosa la dicesse in modo diverso, ci disperderemmo nell'essere forti a dare questo tipo di messaggio. Quindi più concerie lo fanno, visto che è un percorso integrato anche ad altre cose che già le aziende stanno facendo, meglio è. Perfetto. Se ognuno quella cosa lì la dicesse a modo suo, probabilmente non arriverebbe, non sarebbe così efficace. Darebbe e poi magari non sarebbe neanche verificata. Sì, però appunto, visto che la percezione della pelle è profondamente a volte sbagliata, c'è bisogno di insistere. Perfetto. Prima di chiedere se ci sono altre domande, vi ricordo che tra pochi minuti, concluso questo talk, ci sarà lo stesso talk ma in versione in lingua inglese, quindi se qualcuno poi vuole fermarsi o arriverà anche altre persone. Qualcuno ha delle domande da fare? Nessuno? Ringraziamo Luca e Sabrina per questa...